assoluto del Consiglio Comunale. Quindi Consiglio Comunale giovedì 25 luglio 2024 alle ore 19, lascio la parola al segretario dottoria Fricca per l'appello. Mancelli, presente. Master, sempre certificato. Simbi, presente. Peretti, presente. Salvini, presente. Ghidello, presente. Biglietti, presente. Chi sempre certificato. Sormani, presente. Tenini, presente. Bravo, ci sono. Capelli, presente. Milano, presente. Grazie. Iniziamo come di consueto punto 1, lettura approvazione del verbale della signora Presidente del 27 aprile 2024 e deliberazione dal numero 4 al numero 10. Ci avete un altro modo di vederla, se qualcuno vuole qualcosa da dire. Sì. Allora, qui avete scritto che gli allegati sono quelli del piano di zona, gli allegati al piano socioassistenziale, che qua diciamo non sono esplicitati, e però poi ci parla di lettera. Cioè richiama gli allegati di zona. Sono quelli che hanno il piano di zona? Sì, richiama quelli che sono nel piano di zona. Tra l'altro adesso con l'ambito 9 stiamo lavorando per integrare, per modificare e per aggiornare il nuovo piano di zona annata 25-27, se non vado errando. Quindi il piano socioassistenziale fa riferimento sia al piano di zona che è in atto fino al 2023, sia il nuovo piano di zona che stiamo lavorando con l'ambito 9, che dovrà essere approvato entro il 31/12/2024. E quindi gli allegati sono quelle tabelline? No, si ritrova nel sito dell'ambito, c'è il piano di zona con tutto il riferimento. Sì. E poi tutte le normative che sono qua richiamate sono presenti anche nel sito dell'ambito, nel sito di Regione Lombardia, con rispetto a quelle che sono i vari punti del piano. Grazie, Assessore. Quindi metto in votazione il punto 1, lettura e approvazione dei verbali della giunta precedente del 27 aprile 2024 e deliberazione dalla 4 alla 10. Per favore, se si astiene. Quindi scusate, favore o voto? Favore. All'unanimità. Scusate, non si è capito. Grazie. Passiamo al punto 2, approvazione del regolamento dei servizi abitativi transitori, valutazione dei requisiti d'accesso e modalità di assegnazione di cui alla delibera regionale numero 6101 del 14 marzo 2022. Per questo punto lascio la parola all'assessore Biglietti per la presentazione. Allora sì, questa è la presa d'atto del regolamento dei servizi abitativi transitori che è già stato approvato nella salita dei sindaci a maggio. Noi prendiamo solamente atto di quello che è il regolamento, dove è stata fatta una valutazione, quindi ci sono stati diversi incontri nell'assemblea dei sindaci dove sono stati rivisti i vari requisiti per l'assegnazione dei SAT, che come sapete tutti i SAT sono i servizi abitativi transitori che differiscono dai SAP, che invece sono i servizi abitativi permanenti, e come i consiglieri presenti sanno, per quanto concerne i SAP c'è un arco temporale in cui le persone possono fare richiesta, mentre invece per quanto concerne il SAT, il nucleo familiare può fare richiesta in qualsiasi periodo dell'anno. Poi, per il resto diciamo che non ci sono state tante variazioni. Sappiamo anche che il comune può decidere di assegnare un 10% degli immobili a SAT, mantenendo comunque la restante parte degli immobili come SAP. Quindi queste avete avuto modo di vedere il regolamento, non è particolarmente corposo perché diciamo comunque quello che è stato visto e revisionato dall'Assemblea dei Sindaci riprendeva un po' le stesse linee degli anni scorsi, quindi ci siamo attenuti a quella che era la DGR che ci dava delle nuove indicazioni rispetto a questo. Ci sono domande? I comuni possono implementare comunque la disponibilità?
se c'è la possibilità da parte dei comuni, sì, chiaramente sono più diciamo valorizzati i SAP, quindi servizi abitativi permanenti, anche perché uno, e l'avete letto immagino tra i vari punti, uno dei requisiti è anche che il nucleo familiare che chiede di poter usufruire di un SAT deve comunque necessariamente ogni anno fare una richiesta di SAP, quindi entrare poi in queste graduatorie, e comunque deve seguire anche un percorso di accompagnamento da un punto di vista dei servizi sociali per fare in modo che quella situazione temporanea sia proprio transitoria e che porti a una stabilità del nucleo. Quindi sì, il comune può, se c'è la possibilità, chiaramente solamente un 10% rispetto a tutti gli immobili disponibili. Quindi possono fare un percorso di recupero? Sì, nel senso che queste famiglie devono obbligatoriamente essere seguite dai servizi sociali rispetto a quello che è magari una stabilità da un punto di vista lavorativo piuttosto che economico, o tutto quello che può permettere a questa persona di passare da una situazione SAT a una situazione SAP. È anche vero che ci sono, e nel regolamento l'abbiamo discusso, c'è anche un limite temporale per cui queste persone possono rimanere in questa abitazione, e questo limite viene visto, analizzato dal nucleo di valutazione, che vede caso per caso quali possono essere, diciamo, le possibilità di mantenere ancora la persona o il nucleo familiare in questa situazione SAT, o magari invece ci sono tutti i requisiti per poter o uscire definitivamente, magari trovarsi un alloggio, oppure facendo richiesta. Quindi la disponibilità potrebbe prevedere anche, diciamo, l'utilizzo di alloggi privati. Allora, devono essere solitamente alloggi convenzionati con ALER. Quindi noi facciamo domanda a ALER, abbiamo tutto quel pacchetto di alloggi che noi presentiamo, perché ogni due anni adesso mi sfugge, comunque il comune fa una cernita di quelli che sono gli alloggi che sono del comune ma in convenzione con ALER, e tra questi alloggi dichiarare quali sono SAP o SAP. Qua mi parla di allora, i comuni possono incrementare la disponibilità di servizi abitativi transitori con unità abitative conferite da soggetti pubblici e privati. Allora, possono essere operatori accreditati. Sì, possono essere, ma noi quando abbiamo fatto questo regolamento abbiamo definito questi come criteri. Nel senso che se poi c'è la possibilità di un privato di voler mettere a servizio della comunità un immobile, se ci fosse una domanda spropositata di persone che hanno un momento anche per sopperire la situazione di emergenza. Ecco, di fronte all'emergenza poi si valuta caso per caso la situazione che abbiamo noi a disposizione, anche come patrimonio, sia pubblico che privato. Però in linea generale queste sono un po' le regole che sono state dettate dalla signora. Posso chiedere, gli alloggi che sono destinati a queste richieste di abitazione che fanno, sono i SAT possono diventare tutti SAT o ci sono già quelli destinati solo a SAT? Potrebbero diventare tutti SAT, deve essere però una percentuale minore rispetto a quelli che noi nel patrimonio mettiamo come SAP. Però deve essere minore perché la funzione di questi alloggi, chiamiamoli così, è un po' di tamponare quell'emergenza che c'è. Infatti, se voi vedete tra i vari requisiti di accesso c'è per esempio una famiglia che sta subendo uno sfratto, piuttosto che, quindi quelle situazioni per cui devo intervenire in quel momento. Sono temporanee. Esatto. Sì, perché ho visto anche le interci di te. Hanno fatto il rinnovo del contratto, sì. Uno in via 24 maggio e l'altro sì. San Vito Zaccarini. Quelle due unità abitative di via San Vito Zaccarini sono temporanee? Sì, sono temporanee, sono chiamiamole così di emergenza, per metterla più semplice. Vengono fatte, noi abbiamo fatto una delibera di giunta, ma per fare questa delibera di giunta c'è stato tutto un passaggio, un iter di una valutazione anche da parte dell'assistente sociale e di tutti quelli che sono gli organi che seguono, per capire se c'era la possibilità o meno di
magari recedere questa cosa e fare in modo che la persona magari avesse acquisito un'autonomia tale per potersi magari pagare un affitto, piuttosto che comunque sappiate che le persone che voi avete visto lì in delibera, quindi questi alloggi, queste persone tutte hanno fatto richiesta di domande, richiesta di case SAP. Poi abbiamo una graduatoria che non la stabiliamo noi, ma l'ambito la stabilisce, e quindi si vedrà dalla graduatoria che uscirà a breve, quella definitiva. Quindi è sopra comunale? Sì, perché quando si fanno le domande SAP nei servizi abitativi permanenti, vale per tutti i 20 comuni dell'ambito. Quindi può essere che una persona residente a Montelemo faccia una domanda e l'alloggio lo trova a Pantolino, ok? Quindi, però l'hanno fatto tutte le domande perché seguono questo iter, diciamo, di accompagnamento anche sociale. E la scadenza di questi appartamenti quanto? Allora, la scadenza non c'è una scadenza prestabilita, perché si valuta caso per caso e situazione per situazione. Chiaramente si fanno delle valutazioni periodiche, quindi ogni tot ci sarà una valutazione da fare per vedere se quelli che sono stati gli obiettivi che ci siamo dati come servizi sociali sono stati raggiunti dalla persona, però non c'è una scadenza definitiva del... Chiaramente l'obiettivo è non essere lì in modo permanente, si chiamano appunto transitori per questo. Grazie. E poi qua mi parla di un gruppo di valutazione tecnico composto da personale di comprovata esperienza di politica abitativa e sociale appartenente all'amministrazione comunale. Esatto, io faccio parte di quel nucleo. Non avevo dubbi. Solitamente ogni anno viene nominato comunque un nucleo di valutazione, da questo nucleo di valutazione deve esserci un amministratore competente o comunque responsabile. In questo caso io faccio parte di quel nucleo, come anche del nucleo per la valutazione del contributo regionale di solidarietà, quindi è un altro strumento che viene dato per la gente. E in questo caso nel nucleo di valutazione, oltre all'assistenza sociale, tutti i tecnici, c'è anche una parte del contributo economico. Sì, no, ma questo è per dire che facente parte del nucleo di valutazione, quindi io faccio parte del nucleo di valutazione per quanto riguarda le case SAT e anche per quanto riguarda il contributo di solidarietà regionale, che è un'altra cosa, però ha bisogno sempre di una figura dell'amministrazione. Quindi hanno deciso di fare me. Grazie, signora, vista la sua competenza, direi che la faccio. Grazie. Metto quindi in votazione il punto 2, approvazione del regolamento dei servizi abitativi transitori. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. E per questo richiedo l'immediata disponibilità. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Passiamo quindi al punto 3, assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024, a sensi degli articoli 175,8 e 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000. La trattazione di questo punto lascio la parola al vice sindaco Videlli, che ha delegato il segretario al bilancio. Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri, entro il 31 luglio dell'anno bisogna andare appunto a fare queste verifiche, dove si vanno a fare tutte le verifiche di competenze di cassa affinché si vada a dimostrare appunto l'equilibrio del bilancio e che venga quindi appunto salvaguardato l'equilibrio e il pareggio bilancio. Per poter appunto fare questo assestamento generale vengono fatte delle verifiche, delle entrate e delle uscite, vengono eventualmente fatte delle modifiche con il bilancio di previsione. Le modifiche principali che sono state fatte all'interno del bilancio di previsione è stato, vi elenco quelle che sono le principali, che era il contributo della spending review, che è uscita la normativa, pertanto si è stati obbligati ad inserirlo all'interno del bilancio di previsione. Abbiamo inserito il conguaglio della stagione termica sulla base dei conteggi effettivi dei consumi l'anno scorso, è stato inserito il conguaglio, gli interessi sulle anticipazioni di cassa, che praticamente abbiamo avuto delle anticipazioni di cassa per dei fidi che avevamo attivo perché eravamo in attesa. Sono le stesse cose tutti gli anni, questo è tutto. Esatto, sì, poi ogni anno varia in base alla situazione, però. Diciamo che questa è stata una quota sostanziosa. Questa è stata una quota sostanziosa perché abbiamo dovuto inserire 45.950 euro perché è stato in filo di cassa per circa 4 mesi per il rientro dei fondi del PNRR. È stato fuori per parecchio circa. Quindi avete visto la polemica che è stata, cioè, negli ultimi tempi relativa al fatto che alcune opere
le piccole e medie offerte sono state portate fuori dal PNR, quindi bisognava capire a livello centrale come coprire questa spesa e come pagare i comuni. Quindi, visto che il PNRR vincolava anche da una parte e dall'altra, noi non volevamo fare ovviamente le figuracce con le aziende che hanno lavorato con noi, noi abbiamo pagato una necessità di cassa con il filo costa gli interessi. Soprattutto quest'anno. Soprattutto quest'anno perché la quota era sostanziosa. No, questo che gli interessi sono anche. Sono stati fuori più di 1 milione di euro, quindi stavamo valutando se chiedere un rimborso. Però ecco, è solo il titolo di entrato, quindi comunque è un po' tanto differente, è solo l'inizio del genere, vedendo se riusciamo a recuperarlo in qualche modo, ma ad oggi li dividiamo almeno su. Per un seguito poi di interventi per risolvere la disabilità, il convaglio Istat per la raccolta rifiuti tutti gli anni, quello tutto quest'anno è sul 3%, fortunatamente a differenza del 7% dell'anno scorso. Abbiamo inserito 4.400 euro per la manutenzione del RIMA, che è necessario per l'articolo di comunora, e delle spese per la riscossione delle entrate, comunque sapete in base a quanto riscuotono, sarà percentuale, quindi sono dovuti andare ad adeguare questa cifra perché hanno riscosso di più di quello che è stato inserito. Comunque confermiamo con il revisore anche, il revisore contabile, l'equilibrio finanziario. Siamo in salute, nonostante i 4 mesi di poco salutare. Se avete domande riguardo. Allora metto in votazione il punto 3, assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2024. Voto a favore? Chi si astiene? Grazie. Anche per questo vi chiedo immediata esecutività. Voto a favore? Chi si astiene? Grazie. Giungiamo all'ultimo punto, invece, che è il punto 4, aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, servizi e forniture, anni 2024, 2025, 2026. Questo aggiornamento del TUP non era obbligatorio, nel senso che siamo sotto soglia, tuttavia avendo ricevuto un contributo di 150.000 euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che va a finanziare un progetto che abbiamo presentato di riduzione delle barriere architettoniche messe in sicurezza stradale, abbiamo ritenuto opportuno anche ai fini di definire quella che è la pianificazione degli interventi che il Comune fa nel tempo, di darne valore mettendolo all'interno del DUP. Quindi nel DUP, oltre alla visita del cimitero di sui 122.000 euro, che stiamo attendendo ancora risposta da settembre da parte della colletta della sovrintendenza. Speriamo che arrivi presto, lo teniamo sollecitato ogni settimana ormai, come vedremo. Abbiamo inserito appunto questi 150.000 euro per la messa in sicurezza stradale. Sono due interventi che tra l'altro rientrano anche nella visione che mi ha fatto del PEBA, che è il piano della riduzione delle barriere architettoniche. Un intervento riguarda la via grammatica e quindi la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale per coloro che vengono da parte Don Carleschi verso il campo sportivo, perché ovviamente lì non c'è un attraversamento, la strada è molto lunga e ci sono anche problemi di velocità, quindi verrà fatto proprio un attraversamento protetto e illuminato con un dosso molto lungo e abbastanza morbido. E poi l'altro intervento invece riguarderà l'arrivo, quindi il proseguo rispetto a quello che è stato fatto dal ponte, e quindi l'arrivo verso la Camia Alberini. Sapete che anche la via esatto che porta a Camia Alberini attualmente non sente il passaggio in sicurezza della carrozzina, dell'anziano e quant'altro, non essendoci marciapiedi, essendoci quelle piante che ormai hanno un po' diverto l'asfalto, quindi l'intervento riguarderà anche quell'area, piante lasciamo stare, tranne quelle che ci ha obbligato l'agronomo, che ha fatto una rivelazione agronomica, che ha trovato altre piante che invece sono cave malate, esatto, quindi quelle saranno tolte, quelle che vengono tolte ovviamente vengono subito ripiantumate con l'equivalente in verde. Non come bosco di pianura, perché non come il bosco crescerà nel tempo. Il bosco crescerà nel tempo. Sarà anche limitata rispetto a... Vedremo anche quando è stato bravi. Ma lì è così, poi... E anche lì verrà fatto un attraversamento di grande sicurezza e questo marciapiede che va intorno alle piante. Nulla più. Ecco, quindi votazione punto 4, il documento del Tribunale dei lavori pubblici. Questo documento è
quello è lo schema di quello che c'è, esatto, sì, per cui dovreste invariati, abbiamo i 70.000 euro che già erano all'interno, ma che sono quelli che riguardano. Non si spiega su, perché in quel periodo faccio la cosa fuori che stavo avendo il problema. È la tabella del gruppo. Ho capito. Tutto il resto è cambiato, due paroline proprio ho seguito. Una domanda la vorrei fare invece sulla viabilità. Sì. Voi avete avuto modo di percorrere... Al di fuori del... Al di fuori di questo punto. È sulla viabilità comunque, quindi quando senti... Ma metti in protezione questo poi... Prego, se vuoi fare. Non volevo capire sulla strada di solato che cosa... Quindi aggiornamento programma triennale dei lavori pubblici e servizi e forniture, che vota a favore? Chi si astiene? Ti vota contro? Perché è una mia tesi. E per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità, che vota a favore. Chi si astiene? Chi vota contro? Grazie. Considerato che di fatto vi stiamo dicendo che nel programma del triennale delle opere abbiamo aggiunto i 150.000 euro a frutto di lavoro di un progetto che siamo riusciti a recuperare dal Ministero, tra l'altro. Pochi comuni lombardi che sono stati beneficiari di questo contributo, non reputo opportuno votare contro loro. Ma non mi faccio quello che c'è. Non c'è mai un'interlocuzione con la giunta rispetto, non so, a tanti temi. Non c'è mai, cioè, quindi il nostro voto contro è per questo. E anche per le varie commissioni che non vengono più. Veniamo coinvolti dalle commissioni consigliari e extra consigliari, anzi ringrazio Sindaco perché l'unica commissione che funziona è la commissione cultura. Tra l'altro è stato molto bravo, mi ha detto, con l'inaugurazione della sala biblioteca. Cioè, non c'è nessun problema ad ammetterlo, nel senso che sanno fare cose. Volevo dire, prego, semplicemente chiedo. Se non vi è capitato di percorrere la strada di Solaro, con la pioggia. Io mi sono spaventato, non sono uno che corre tanto, però l'asfalto, sicuramente non è un asfalto drenante, perché non mi dicono che è quello dell'autostrada, però veramente è pericolosa, quindi non so che cosa è successo. Ma nel senso che si sono fatte delle... L'ho percorsa anch'io. E quando piove, il temporale di venerdì, che è stata una sciocchezza in paese, nella direzione di Solaro invece ha piovuto tanto. Davvero, c'erano anche pezzi di acqua. Sì, non era vero. Adesso è andata anche la direzione elettrica, se non è perché era fortuna andare a Cina, e mi sono veramente spaventato perché a 60 euro la macchina l'aveva pattinata, ma abbondantemente. E poi tutta la strada, quella nuova, l'ultimo pezzo, quando lo vedi è tutto in avvallamento, è come se in fondo non fosse stato fatto a modo, è ammazzato la mia ipotesi, però qualche problema sulla strada di Massolino, fateci così, perché è da vedersi. Io l'ho percorso durante una bomba d'acqua, effettivamente era pericoloso, ma era pericoloso così anche tutto il paese, perché poi era tanta l'acqua in quel momento lì. Non ho ricevuto segnalazioni di questo tipo, però giustamente. Però fare una valutazione ai tecnici. Perché davvero non sono turbato, sì, che sia così, ma va bene, tutto qua. Grazie. Prego. Il Consiglio Comunale si chiude. Buona serata a tutti. Grazie.